idoneità della discarica di Chiaiana. Abbiamo già detto che lo Stato deve tornare ad essere lo Stato e che quindi non può accettare quello che è stato messo in atto, cioè quel divieto di transito alle istituzioni della Repubblica, perché non sono queste situazioni accettabili, perché è in discussione, è in gioco, direi, il livello minimo di statualità necessario per non passare dalla democrazia all'anarchia, e quindi useremo la forza dello Stato, l'esercito, considerando Chiaiano zona militare, affinché se la decisione finale, come siamo sicuri, sarà quella di poter utilizzare la discarica di Chiaiano, sarà una discarica protetta, e coloro che si opporranno all'utilizzo della discarica saranno delle persone perseguibili. Una domanda? Buonasera. Data la complessità di tutta questa materia e di questa questione, che ovviamente coinvolge moltissimi soggetti, lei a quale profilo politico di confronto pensa? Cioè, quando si parla di confronto, come può essere attuato? Politicamente è possibile o no? E come? Non tecnicamente. Cioè, c'è un margine di discussione che è possibile percorrere oppure no? Con tanti soggetti in gioco. Io mi sono trovato a lavorare ad un tavolo più di 2 ore con sindaci e presidenti delle province, con anche il sindaco di Napoli, con il presidente della Campania, che sono tutte personalità che appartengono all'area, oggi all'opposizione nazionalmente, all'area della sinistra. E abbiamo lavorato molto bene e siamo stati assolutamente confortati nelle nostre decisioni, nella strada intrapresa, anzi da loro è venuto esplicitamente il suggerimento di far sì che il decreto possa avere un iter veloce in Parlamento e che non debba essere cambiato. Bene, vi ringrazio, vi auguro buon lavoro. Buonasera. Questa è la conferenza stampa del Presidente Silvio Berlusconi, una linea quanto mai determinata, dura, secondo alcuni. Vedremo adesso nelle prossime ore che cosa succederà, ma al termine della riunione abbiamo anche registrato una dichiarazione del sindaco di Salerno, De Luca. Ascoltiamola. Credo che ci sia stato un clima di grande consapevolezza, di grande unità, di grande solidarietà. Ma un titolo? Uno sforzo vero per uscire da questa tragedia. Credo che stiamo sulla strada giusta. Ovviamente bisogna rispettare gli impegni. Perché se decidiamo di aprire 10 discariche e poi dopo un mese non ne apriamo nessuna, cominciamo a stare in difficoltà. Il problema è molto semplice. Il timore è proprio questo. Il problema è questo. Noi dobbiamo smaltire 1,5 milioni di tonnellate di rifiuti l'anno, per 3 anni. Non c'è molto da discutere, eh? Dobbiamo trovare discariche che ospitino 4,5 milioni di rifiuti. In termini di impresa si parla di stato di avanzamento dei lavori, secondo lei a che punto siamo? Abbiamo definito il progetto preliminare, per il termovalorizzatore siamo più avanti. L'emergenza quindi vive nella sua fase più acuta, più dura e la fase più delicata, ovvero nella fase che bisogna pensare nella progettualità immediata. Il tempo è tiranno, il caldo avanza, vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà. Buonasera a tutti da Roberto D'Antonio.